Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Pietro Grespan, presidente dell'Associazione Studenti per la Biblioteca e benvenuti alla seconda serata di questa rassegna Caffè con gli studenti. Allora, per chi non c'era la volta scorsa, per chi ci conosce per la prima volta, brevemente, noi siamo un'associazione di studenti che è nata a maggio dell'anno scorso perché avevamo bisogno, perché la comunità studentesca aveva spesso bisogno di spazi per studiare anche fuori dagli orari della biblioteca. E per cui così un nucleo di studenti, che oggi costituisce il direttivo dell'associazione, che qui saluto, Laura Cicotosto, che è il nostro braccio destro, a volte anche sinistro, nell'organizzazione, Giulia Lamont, e salutiamo anche c'è Giovanna Barin, che adesso purtroppo non può esserci, e poi Alberto Pelizzo, che è in contumacia a Londra in questo momento, per cui non può essere, e anche Mattia Vedovato, di fatto membro, non lo vedo più, ma di fatto membro, quello lì, del direttivo, nonché si occupa di tantissime cose per noi, quindi lo ringraziamo. Bene, noi non ci siamo voluti fermare a l'aula studio, ma abbiamo pensato che fosse bello anche coinvolgere la cittadinanza in una serie di serate, di eventi culturali, di approfondimento di vario genere. E la scorsa volta abbiamo avuto Francesca Calloni, che ci ha parlato di fondamentalismo, e siamo arrivati al secondo appuntamento, a festeggiare, diciamo così, il centenario della pubblicazione della relatività generale di Albert Einstein, e abbiamo chiesto una mano a Quirino Bortolato, che si è reso disponibile, infatti qui lo ringraziamo, e Quirino, che è fisico, laureato in fisica, è stato insegnante di matematica e fisica, e da lungo tempo si occupa di divulgazione scientifica, ma anche di storia locale, e qui ha voluto partecipare e darci una mano, per cui lo ringraziamo molto. Ecco, ha detto anche due, quindi. Cosa dire? Ringraziamo tutti gli enti, tutte le persone che ci hanno dato una mano in questo progetto, ma anche nel progetto stesso dell'associazione, a partire da Riccardo Bertin, che ci ha dato una mano nell'organizzazione delle serate. Ringraziamo la Proloco e l'amministrazione comunale, qui oggi rappresentata da Riccardo Canile e da Francesco Grespan, che invito a, se vuoi, a dare qualcosa. Buonasera, io sono contentissimo di questa serata, intanto perché è frequentata, era frequentata anche la volta scorsa e la Francesca ha fatto un'esposizione molto interessante, e poi perché c'è Quirino, che sarai, che è una figura mitologica per la matematica e la fisica nel nostro territorio, poi perché c'è questa coincidenza, nel senso che oltre a essere il centesimo anniversario della pubblicazione della relatività generale, sono state misurate, certificate le onde gravitazionali, che sono una delle, diciamo, manifestazioni di questa teoria, una delle più importanti, o forse la prova più importante, che effettivamente per un altro colpo Einstein aveva indovinato. Se vi ricordate, 2 o 3 anni fa qualcuno aveva osato smentirlo dicendo che i neutrini potevano andare più veloci della luce, ci hanno rimesso le careghe in un bel po' di persone, e invece Einstein aveva ragione quella volta e anche questa. E buona serata per quanto mi riguarda. Ricordo brevemente la prossima serata, il 12 aprile, dopo non scappate che ci sarà un breve momento di rinfresco, se volete anche la possibilità di lasciare qualche offerta all'associazione. E ricordo soltanto, no, ricordo, dico anche che oltre tutto quello che abbiamo detto è anche la 10ª volta che il professor Quirino presenta fa questa presentazione sulla relatività generale, per cui cedo la parola e buona serata.
Ecco, buonasera alle ragazze intervenute e ai ragazzi, perché dove ci sono giovani sicuramente un anziano come me deve trovarsi, perché la divulgazione scientifica, se non si semina nei giovani, attraverso i giovani, è difficile che la cultura vada avanti. Se non vi dispiace, vorrei che ci alzassimo per un minuto per ricordare quelle ragazze che sono morte in Spagna e per ricordare quello che è avvenuto stamattina, perché se la teoria della relatività è uno dei momenti più luminosi della storia dell'umanità, stamattina abbiamo vissuto uno dei momenti più bui. Va bene, grazie. Possiamo iniziare. Io ho una conferenza di 83 slide. Vi avverto subito, contrariamente a quanto fanno gli altri relatori, non sarò breve, forse non sarò neanche all'altezza, sarò abbastanza noioso. Però vi prego di capire che è stata fatta con grande entusiasmo questa roba. Prima di passare alla conferenza vorrei farvi vedere due filmatini. Perché? Perché sono quelle, come diceva Francesco prima, quei due filmati che certificano in qualche modo la prova che la teoria della relatività non è un qualcosa di campato in aria, ma è effettivamente qualcosa che ha contribuito ad approfondire la nostra conoscenza della natura. Dunque, quando ho fatto la prima relazione, eravamo a metà novembre, appena dopo il Bataclan. Stasera poi fatalità, guarda cosa succede. È la decima volta, diceva l'amico Pietro, quindi ha avuto un suo impatto, ecco, perché sono passate la parola. È la seconda volta che la faccio annuale. Dunque io vorrei iniziare con questo filmatino molto breve. Eccolo, l'avete visto, penso, in internet, l'avete visto alla televisione. Sono quei due famosi buchi neri, la ricostruzione di quello che è avvenuto 1 miliardo e rotti milioni di anni fa, quando due buchi neri hanno cominciato a ruotare l'uno vicino all'altro e poi sono fusi in un unico buco nero, come vediamo tra poco. Ecco, finito. Questo succedeva 1 miliardo e rotti di anni fa. Poi un altro filmatino che vale la pena di vedere, eccolo qua, vi spiega un pochino cosa sono queste onde, vi fa sentire anzi la loro voce. Vedete, c'è scritto LIGO e c'è scritto... Dopo settimane di indiscrezioni è finalmente giunta oggi, 11 febbraio 2016, e segnatevi questa data, la conferma ufficiale. Per la prima volta nella storia della fisica sono due state individuate neri, le onde gravitazionali. Il primo a ipotizzare la loro esistenza fu Albert Einstein, e quindi essere riusciti a vederle direttamente dopo 100 anni dalla loro teorizzazione è un grande successo per la teoria della relatività generale. L'eccezionale scoperta è stata esposta in una conferenza stampa in contemporanea da Washington e da Cascina, che è in provincia di Pisa. A determinare questa scoperta è stato lo scontro fra due enormi buchi neri che poi si sono fusi in uno solo. Questo catastrofico scontro è successo oltre 1 miliardo di anni fa. L'evento è stato rilevato da LIGO, l'osservatorio interferometro laser delle onde gravitazionali, e studiato fra l'Europa e gli USA. A
alla scoperta azionale si aggiunge anche la conferma diretta dell'esistenza dei buchi neri. Ma cos'è un'onda gravitazionale? È un'increspatura della trama spazio-tempo. Immaginate che lo spazio sia un grande piano di gomma. Tutte le cose che hanno una massa deformano questo piano di gomma che rappresenterebbe lo spazio, da un elefante a noi stessi. Più è grande la massa, più lo spazio è deformato per la gravità. Infatti la Terra orbita intorno al Sole perché il Sole ha una massa enorme che modifica lo spazio intorno ad esso. In tal modo i pianeti orbitano intorno al Sole perché attratti da questo, ma non ci sono vere e proprie forze, ma solo deformazioni dello spazio. Ma torniamo alle onde gravitazionali. Queste sono prodotte quando due o più masse accelerano cambiando la distorsione dello spazio. Qualsiasi cosa dotata di massa e di energia può far nascere onde gravitazionali. Anche noi esseri umani, che magari balliamo e siamo in movimento l'uno rispetto all'altro, determiniamo delle onde gravitazionali, ma tanto piccole da essere irrilevanti. Ecco perché dobbiamo considerare oggetti di dimensioni enormi, che abbiano velocità altissime per generare delle onde gravitazionali abbastanza grandi, per poter essere rilevate. Ovviamente non è semplice individuare queste onde. Ad esempio, se la distanza fra due persone si espandesse e restringesse, le due persone neanche se ne accorgerebbero, in quanto anche lo spazio che li separa si allontanerebbe e si avvicinerebbe. Ma usando dei laser, e quindi la velocità della luce, è possibile misurare queste piccolissime dilatazioni e accorciamenti. Se lo spazio fra due punti si dilata, anche la luce impiega più tempo per passare da un punto all'altro. Se invece lo spazio si comprime, la luce impiegherà meno tempo. Il LIGO è costituito da tunnel lunghi 4 km, dotato di laser che misurano come cambia la distanza tra un'estremità e l'altra di tunnel. Non appena arriva un'onda gravitazionale, questa deforma lo spazio fra un punto e l'altro del tunnel, quindi i ricercatori con i raggi laser possono misurare in maniera precisissima di quanto è la deformazione. Gli ordini di grandezza sono piccolissimi e questo è difficile. Oltretutto, un'onda gravitazionale si confonde con mille altre interferenze, il che rende ancora più complicati gli studi. La scoperta dell'esistenza delle onde gravitazionali non è solo una conferma sperimentale della teoria di Einstein, ma rivoluziona il mondo della fisica e della ricerca cosmologica. Fino ad ora lo studio del cosmo è stato realizzato solo attraverso i segnali emessi da stelle e galassie nello spettro elettromagnetico. L'esistenza delle onde gravitazionali apre un mondo nuovo, la possibilità di studiare l'universo in modo completamente diverso. Oltre che vederlo, da oggi saremo in grado anche di sentirlo nella sua essenza più fondamentale. Rimanete sintonizzati, torneremo sicuramente a parlarne. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video. No, ecco. Ecco qua. Io ho intitolato questa mia conversazione La più bella delle teorie. Non è una definizione mia, è una definizione del fisico russo Lev Landau. È una conferenza che ho concepito nell'estate dell'anno scorso perché si avvicinavano i 100 anni della teoria einsteiniana, 1916-2016. Il secolo scorso è stato un secolo che ha visto tanti fisici impegnarsi tutti in prima persona. Tanto è vero che si dice che la fisica era composta da persone che costituivano un insieme individualistico. Cioè c'era poco spazio per la collaborazione su grande scala. Difatti qui, oltre ad Einstein, riconosciamo Enrico Fermi. Si vede il puntatore? Enrico Fermi, Niels Bohr, che subito dopo, in parte, eccolo qua, Heisenberg, Planck, Schrödinger,
Dirac, Poincaré, Lev Landau, quello che ho citato prima, e Feynman. Ho messo delle immagini qui di Escher, perché è il pittore che secondo me interpreta in modo grafico meglio di tutti gli altri la teoria della relatività. Ho usato molti francobolli perché a me piacciono moltissimo. Ecco, ho inserito qualche altra diapositiva perché mi ha colpito ultimamente la scoperta l'11 febbraio, come avete sentito, delle onde gravitazionali. Non c'era niente di meglio che potesse accadere che proprio a 100 anni dalla formulazione di una teoria ci fosse un'ulteriore verifica, perché ce ne sono state delle altre durante questi 100 anni. Comunque questa è la più eclatante. Prima vi ho parlato del individualistic team, adesso non si parla più di individualistic team, ma proprio si parla di team globale. Non so se sappiate che al CERN lavorano migliaia di fisici. La nostra grande direttrice, che ha, spero, che avrà il premio Nobel tra poco, di cui adesso al momento mi sfugge il nome, che non ha avuto il premio Nobel come io avrei sperato, riesce ad organizzare 3.500 fisici in una collaborazione. Il bosone di Higgs non è la scoperta di una persona, è la scoperta di migliaia di persone. Quello che vedete qui in questa slide riguarda proprio la pubblicazione della scoperta delle onde gravitazionali. Questo è l'abstract, cioè è scritto in poche parole quello di cui parla l'articolo. Articolo che viene firmato da circa 3.500 persone da oltre 150 università in tutto il mondo, per dire come va la ricerca oggi. Il grande fisico oggi è un grande organizzatore. Qui c'è scritto che ci sono due black hole, vedete qua, uno da 36 masse solari e uno da 29 masse solari, che si sono inglobati in uno per dare un totale di 62 masse solari. Non occorre avere la calcolatrice tra le mani, si vede che manca qualcosa, perché 9 e 6 fa 15, quindi 65, 62, mancano 3 masse solari. Dove sono andate a finire? Ecco, chi ha un po' di dimestichezza con la teoria della relatività sa che quando manca della massa, questa si è trasformata in energia e si è propagata. Quell'energia mancante è quella, l'energia che è giunta fino a noi sotto forma di onde gravitazionali. Ecco, io ho anche degli amici che stanno lavorando a questo progetto. Qui è una fotografia che mi hanno mandato parecchio tempo fa, quando questo progetto è partito in Italia. Qui sono a Cascina, quel posto in provincia di Pisa di cui ho parlato prima, e qui vedete Ettore Majorana Junior, che è il nipote del grande scienziato che è scomparso, Maurizio Perciballi, Paola Puppo, Piero Rappagnani e Fulvio Ricci, quando hanno cominciato a rendere operativo il progetto Virgo. Virgo è la parte italiana del progetto che ha, assieme alla LIGO americana, hanno portato alla scoperta delle onde gravitazionali. Ecco, Ettore Majorana è venuto già da queste parti 30 anni fa, quando abbiamo intitolato il liceo di Milano a suo zio, e qui è nel tavolo, lui è questo qua, assieme alla zia Maria che è morta, Renato Angelo Ricci, che a quel tempo era il presidente della fisica italiana e stava diventando presidente della fisica europea. Quello che vedete qui sotto sono i due bracci del progetto Virgo, quello lungo i quali si propagano i segnali laser che vengono fatti interferire. Bene, io dicevo che indipendentemente dalla scoperta delle onde gravitazionali, tutto l'anno scorso aveva gravitato attorno a questo problema, perché se n'era occupato l'UNESCO, si era parlato del tempo relativistico, si era parlato della luce in senso relativistico. Quindi al di là dei 100 anni, al di là della scoperta, c'era tutto un movimento di divulgazione scientifica a livello internazionale. Tutto riguardava questo grande personaggio che si chiama Albert Einstein, nato, come si vede, a Ulm, in Germania, il 14 marzo, quindi
oggi avrebbe 100 e passa anni più qualche giorno, ed è morto il 18 aprile a Princeton, in America, dove aveva dovuto rifugiarsi per scappare dal nazismo. Si dice che la teoria della relatività sia speciale che generale, perché sono due le branche, due le articolazioni. È una teoria molto oscura. In realtà si fonda sulla luce ed è una cosa estremamente chiara. Certo che per parlarne bisognerebbe parlare una lingua da iniziati, cioè la lingua matematica, però per fare un po' di divulgazione ci si può aggrappare anche ad altri linguaggi, non so, la letteratura, si può parlare di qualche numero, non formule, ma qualche numero, oppure se ci sono formule far capire che le lasciamo a chi di dovere e noi ci accontentiamo dei risultati. Ecco, la luce quindi è tutto ciò di cui si può parlare della teoria della relatività e sulla quale la teoria della relatività si fonda. Dunque, il problema della luce, soprattutto della velocità della luce, perché la cosa, non tanto la natura, quanto la velocità della luce, è una cosa che risale ai tempi di Galileo. Tutti si erano accorti che la luce andava a una velocità pazzesca. Qualcuno diceva infinita. Allora Galileo, qualche amico, ricordo, di vedere a quale velocità poteva andare. Cosa hanno fatto? Si sono messi a distanze progressivamente una più grande dell'altra, si sono messi d'accordo che a un certo istante ben determinato avrebbero tirato fuori una lanterna e avrebbero misurato il tempo, quindi spazio diviso tempo dalla velocità. Una formula molto semplice. Però purtroppo sono messi anche a 10 km di distanza, ma la distanza, pur essendo abbastanza notevole, non era così notevole da poter dare dei risultati. Siamo intorno agli anni 1620. Siamo molto lontani ancora dal progresso della fisica, che nasce come un progresso astronomico. Il primo personaggio che riesce a misurare quasi esattamente la velocità della luce è un astronomo danese, tale Rømer, il quale, guardando i satelliti di Giove, guardando l'occultazione dei satelliti di Giove, si è accorto che il tempo di permanenza dietro a Giove non era sempre lo stesso. Allora ha capito che la luce che loro inviavano, per esempio io inviava alla Terra, che si trova o in questa posizione o in questa posizione, deve tener conto a 6 mesi di distanza, perché la Terra gira attorno al Sole in un anno, a 6 mesi di distanza che c'è di mezzo il diametro dell'orbita terrestre. Allora, cosa ha fatto? Ha fatto dei semplici conti, ha fatto una differenza di tempi di occultazione dei due satelliti, ha detto presso a poco sono 300 milioni di chilometri, 300 milioni diviso tot mi dà quasi 300.000 chilometri al secondo. Questa è la prima misurazione della velocità della luce su scala astronomica e questo è il disegno originale pubblicato da Rømer in quello che a quel tempo era una delle prime riviste scientifiche, cioè il Journal des Savants, giornale degli scienziati, dei sapienti, ed è del 1676, come si vede. Per arrivare a una misura della luce su scala di laboratorio, quindi diciamo su scala tipo galileiana 10-20 metri, si è dovuti aspettare alla metà del secolo XIX, cioè alla metà dell'Ottocento. Con una ruota dentata, con uno specchio rotante, Foucault è riuscito a tirar fuori una velocità di 297.000 km al secondo. Questa velocità ha affascinato altre persone, altri fisici. Un fisico teorico scozzese, tale Maxwell, James Clerk Maxwell, è riuscito a unificare in un'unica teoria l'elettricità, il magnetismo e l'ottica. Prendi tre, come si dice, e paghi uno, insomma. Di tre grandi branche della teoria fisica è riuscita a farne una sola.
ha fatto una teoria talmente, diciamo, perfetta che subito i fisici sono messi alla caccia di qualche cosa che era nascosto dentro, cioè la velocità della luce. Hertz, un fisico tedesco morto giovanissimo purtroppo, di stirpe ebraica, è riuscito a creare in laboratorio le cosiddette onde hertziane. Ecco, una delle domande che mi fanno di solito adesso è cosa serviranno le onde gravitazionali? Allora io rispondo con questo parallelo. Nel 1888 sono state scoperte le onde hertziane. Nessuno sapeva che cosa farsene a quel tempo. Si sapeva che trasportavano energia, ma trasportare energia e non poterla dopo utilizzare è un qualche cosa che lasciava un po' con l'amaro in bocca. Ci ha pensato un certo Guglielmo Marconi, Sasso Marconi nella sua tenuta, a lanciare nello spazio sprazzi di onde elettromagnetiche. Bene, queste onde elettromagnetiche sono diventate le onde radio, no? E dopo le onde radio, le onde televisive, eccetera, eccetera. Quindi adesso sappiamo a cosa possono servire le onde hertziane, quando appena scoperte nessuno sapeva dove avrebbero potuto portare. Ecco, la teoria porta al fatto che il campo magnetico è composto di due parti, un campo elettrico, un campo magnetico, che oscillano in fase, però su piani diversi. C'è una costante che si chiama velocità della luce, 299.792.458 metri al secondo, proprio metro più, metro meno, è così. Questo c'è anche l'ottica, qualcuno sa che mandando un raggio di luce dentro il vetro devia il raggio di luce, la luce rallenta, non va più a 300.000 km al secondo, ma va a 160, 170.000 km al secondo, e questo si chiama indice di rifrazione, che è la terza formula che c'è qui. Qualcuno si è divertito anche a riscrivere la Genesi, dove la Genesi dice fiat lux et lux facta est. Hanno usato le quattro formule di Maxwell per ricostruire la Genesi dal punto di vista matematico. Questo sia detto solo per curiosità. Bene, queste scoperte di laboratorio sono state dopo ampliate con la scoperta del cosiddetto spettro della luce. La luce, quando viene fatta passare attraverso un prisma, si scinde nei sette colori cosiddetti dell'arcobaleno. Però questi colori dell'arcobaleno contengono anche delle righe nere. Vuol dire che gli atomi della sostanza che fa passare la luce si trattengono una parte dell'energia. Allora, qualche fisico ha pensato, come Padre Secchi, qui un gesuita, un astronomo, ha detto: se anche le stelle emettono della luce e si trattengono anche loro parte dell'energia, vuol dire che gli elementi che noi troviamo sulla Terra dovremmo trovarli anche sulle stelle. Bene, ha fatto nascere quella branca dell'astronomia che si chiama astronomia fisica, che riguarda la costituzione delle stelle. Questo ha dato il modo di classificare le stelle in varie, diciamo, in vari colori soprattutto, e di classificarle a seconda della loro emissione, capacità emissiva e della loro temperatura. Quindi le stelle calde sono quelle azzurre, bianche e gialle. Quelle invece più fredde, si fa per dire, perché sono anche loro sui 3000 gradi, sono di tipo rosso. Ecco, questo è l'impianto che viene usato per vedere come è fatta una stella. Si prende la luce della stella, si fa passare attraverso un prisma, il prisma disperde la luce e dall'analisi di quello che salta fuori, di questi colori, si riesce a capire quello che c'è dentro alla stella. Ecco, un'altra cosa che è importante, e ritorniamo alla luce e alla velocità della luce. Questa velocità così grande che abbiamo potuto incontrare prima, cioè circa 300.000 km al secondo, ha affascinato due fisici americani, Michelson e Morley, i quali, costruendo un interferometro di loro concezione, hanno voluto fare un esperimento per mettere in evidenza se la luce si componeva
con la velocità della Terra. Cosa vuol dire che la luce e che la velocità della luce si compone? Dunque, vi faccio un esempio qui banale. C'è un ragazzo che sta lanciando una palla. Se la lancia da fermo, la lancia, c'è scritto qui, 15 metri al secondo. Quindi colui che la riceve a 15 metri al secondo se sta fermo. Se invece di lanciarla da fermo, la lancia da un camioncino, da un pick-up, che è già in movimento, anche lui a 15 metri al secondo, colui che è a terra non prende la velocità, la palla alla velocità di 15 metri al secondo, ma la prende a 15 della palla più 15 del camioncino, totale 30 metri al secondo. Chiaro cosa si intende per composizione di velocità. Ecco, la stessa cosa si pensa possa valere anche per la velocità della luce. Cioè, se noi sappiamo che la luce va a 300.000 km al secondo, quando la persona che lancia la luce, cioè accende la pila per intenderci, è ferma, domanda, quando questa persona si muove sul camioncino, com'è la velocità della luce? Perché sembrerebbe qui, se le cose avvengono come per la palla, che si dovrebbe fare la somma 300.000 km al secondo più 15 metri al secondo, giusto o no? Bene, questo fatto non è mai avvenuto. Cioè la velocità della luce sembra che non voglia comporsi con nessun altro tipo di velocità, cosa assolutamente contraria al senso comune. Allora, proviamo a guardare adesso cosa succede nello spazio. C'è il Sole, c'è la Terra che gira attorno al Sole. Voi sapete che una delle essenze aristoteliche che hanno tardato ad essere, diciamo così, cacciate fuori dalla scienza per appartenere solo al ramo della filosofia della speculazione è il cosiddetto etere, la quintessenza, insomma. Perché c'era terra, acqua, aria, fuoco e l'etere, no? La terra, acqua, aria e fuoco sappiamo che roba sono, ma l'etere era quella sostanza che era stata proprio postulata filosoficamente per poter dire esiste l'etere perché la luce per propagarsi ha bisogno dell'etere. Uno dice, e perché? Beh, mi pare che se uno conosce le teorie del suono, il suono si propaga fin tanto che c'è aria, giusto o no? Io, nella mia lunga esperienza di insegnante, 42 anni rotti, forse 43, ho fatto diverse volte un'esperienza, cioè mettevo un campanello sotto una campana di vetro, sotto la campana di vetro collegata con una pompa pneumatica. Facevo girare la pompa pneumatica e mettevo in movimento il martelletto del campanello. Allora, fin tanto che c'era pressione sufficiente all'interno, cioè c'era aria, si sentiva un po' di suono. Quando l'aria veniva estratta, si vedeva il martelletto che si agitava freneticamente, ma non arrivava niente all'orecchio della persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suono per propagarsi ha bisogno dell'aria. Quindi si pensava che la luce per propagarsi avesse bisogno dell'etere. Etere poi che deve avere delle proprietà spaventose. Deve essere estremamente diafano per lasciar passare la luce e deve essere estremamente rigido perché? Perché per giustificare una velocità così elevata deve essere un qualche cosa di estremamente rigido, quindi deve avere delle proprietà che sono una all'opposta dell'altra. Bene, l'esperienza di Miles & Morley, cominciata nel 1881 e terminata nel 1904, l'hanno ripetuta tutti gli anni, ha sempre dato esito negativo, cioè la velocità della luce non si compone mai con la velocità della Terra. Mi spiego meglio. Quando vedete la Terra in questa posizione, vedete che la Terra avrebbe la freccia che va contro giù e la luce viene da questa parte. Siccome la luce va a 300.000 km al secondo, siccome la Terra va a 30 km al secondo, ci viene spontaneo di dire che da questa parte, cioè la parte a sinistra di voi, dovrebbe andare a 330.000 km al secondo, giusto? Dall'altra parte invece cosa succede qua? La Terra ha una velocità che va contro su, la luce invece che viene dal Sole va contro giù, ci aspettiamo che la luce vada a 299.000
970 km al secondo. Neanche questo è stato mai appurato. La luce va sempre alla velocità di 300.000 km al secondo. Che la Terra sia ferma o non ferma, la luce è sempre quella. È difficile sostenere al giorno d'oggi che la Terra sia ferma nello spazio, giusto o no? Un tempo si poteva pensare che era ferma al centro dell'universo ed era la cosa più importante dell'universo. Oggi questo, come vedremo, è assolutamente insostenibile. Quindi la velocità della luce non si compone assolutamente con nessun'altra velocità e non esiste nessuna esperienza capace di mettere in evidenza la velocità della Terra. Quindi, trasportiamoci un momentino alla fine dell'Ottocento. Oltre a questa, c'era questa esperienza che sicuramente metteva in dubbio una delle proprietà fondamentali della meccanica, ormai assodate da circa 200-300 anni. C'erano anche delle altre voci, però, molto critiche, quella di Lorentz, quella di Fitzgerald, e quella di Mach e quella di Poincaré. Cioè erano tutti scienziati che mettevano in dubbio la validità della meccanica così come Newton, così come Galileo l'avevano formulata. In più, quando si parla di quella famosa equazione E uguale a mc quadrato, no? Cioè che l'energia equivale a una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, c'era già stato nel Vicentino, precisamente a Schio, questo personaggio qui che si chiama Olinto de Pretto, il quale, che era un imprenditore locale, il quale in un suo articolo mette in evidenza che una certa massa, fa proprio i conti, equivale a tot di energia e applica una formula che secondo lui va bene. Cioè lui aveva preso la formula della energia cinetica, un mezzo mv al quadrato, ci aveva tolto il 2, quindi si era riferito alla forza viva di Leibniz, e aveva sostituito questa velocità V con la velocità della luce, quindi mc quadrato. Quindi questa formula, se vogliamo, aveva già visto la sua, aveva già avuto un suo battesimo nel Vicentino alla fine del secolo. Tanto è vero che sui giornali è venuto fuori qualche volta che Einstein, cosa dice qua, copiò la formula a un italiano, sono balle evidentemente, no? Ecco, quando Einstein produce la sua prima teoria della relatività, quella che viene chiamata teoria della relatività speciale, che esce nel 1905, ha 26 anni e non sa niente di tutte queste cose. Lui è un semplice impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, perché la sua famiglia, nonostante fosse di origine tedesca, si era trasferita in Italia, lo aveva lasciato lì in Germania, lui in Germania non riusciva a sopportare la scuola militaristica tedesca e aveva voluto trasferirsi a Zurigo in Svizzera. Tanto è vero che ha lottato per avere la cittadinanza svizzera. Ecco, lui lavorava lì e nel tempo libero si divertiva a seguire i propri pensieri. Pensieri che riguardavano non solo la relatività, ma anche altre teorie particolari che in un anno, nel 1905, quello che viene chiamato l'annus mirabilis di Albert Einstein, sono usciti quattro articoli, i quali tutti avrebbero potuto fornirgli un premio Nobel. Ve li cito semplicemente: ha dato una nuova determinazione delle dimensioni delle molecole, ha dimostrato la validità dei concetti di quanto di Planck, che è quello che ha dato il via allo studio dell'effetto fotoelettrico, ha fornito una valutazione quantitativa del moto browniano, cioè il moto delle polveri all'interno dell'acqua, e soprattutto quello che dopo gli darà fama eterna, la teoria della relatività ristretta o relatività speciale. Quindi quattro articoli di una straordinaria importanza. Un giovane di 26 anni, ecco perché dico è dei giovani il futuro. Sperando che non succeda quello che è successo l'altro ieri. Ecco, Albert Einstein è stato premiato col premio Nobel
per il concetto di quanto, cioè quella della seconda qua, nel 1921. Anzi, detto per inciso, non ha mai avuto un premio Nobel per la teoria della relatività, né quella speciale né quella generale. Qualcuno dice che la teoria della relatività speciale non è opera sua, ma è opera della moglie, anzi della prima moglie, quella con cui era sposato a quel tempo, Mileva Maric, una fisica serba che aveva conosciuto in Svizzera a Zurigo, rimasta incinta, l'ha sposata e hanno avuto due figli. Sono separati intorno al 1913-1914, e poi Albert Einstein ha sposato una sua cugina. Il premio Nobel ha voluto però che fosse dato a lei e ai due figli, quindi nel 1921. E questo sembra sia, diciamo, il motivo per cui tanta gente pensa che la teoria della relatività ristretta sia dovuta in parte anche a questa donna. Nulla, non stento a crederlo, perché è una donna molto intelligente. La fama di Einstein è strettamente legato a un ebreo svizzero-italiano, Michele Besso, il quale era colui che lo aveva chiamato a far parte dello staff di Berna dell'ufficio brevetti. Ed era colui che, girando per fare le conferenze in giro per l'Europa, fungeva da cassa di risonanza di tutte le scoperte di Albert Einstein. Tanto è vero che dice Einstein stesso, dice, è la migliore cassa di risonanza delle mie idee nell'intera Europa. Ecco, arriviamo al 1907, perché tanti dicono che la teoria della relatività ristretta contiene la famosa formula E uguale mc quadrato già nel 1905. Siamo ancora lontani dalla teoria della relatività generale. Invece, la prima volta in cui compare questa formula, si vede qua, vedete qua, una massa è uguale a un'altra massa più una energia fratto il quadrato della velocità della luce. Ecco, siamo nel 1907 in questo caso, quindi la prima volta in cui compare esplicitamente E uguale a mc quadrato è due anni dopo la prima formulazione della teoria della relatività. In questi anni Albert Einstein vuole generalizzare la teoria della relatività. Perché? Perché particolare per lui voleva dire molto poco. Particolare voleva dire che era legata al fatto che c'erano due sistemi di riferimento, uno in moto rispetto all'altro, ma di moto rettilineo e uniforme. Troppo poco, diceva. Voglio un qualcosa di assolutamente più generale. E quindi pensa che ti ripensa, che ti ripensa, dal 1905 finalmente è arrivato al 1916. 11 anni di continue, diciamo, continui scambi di idee, di continui articoli, di continue generalizzazioni. Quello in cui pensa negli anni 1907-1911 è quello che viene chiamato principio di equivalenza. Penso che molti di voi abbiano letto, io la vostra età l'avevo già fatto, qualcosa di divulgativo sulla teoria della relatività. Per esempio, si parla sempre di un ascensore di Einstein, un qualche cosa che viene lasciato cadere nello spazio e non si sa né da dove venga né dove vada a finire. È una pura e semplice finzione, diciamo, del pensiero di Einstein, in cui si divertiva a fare quelli che lui chiama Gedankenexperimenten, cioè esperimenti concettuali. Lui dice, supponiamo di essere all'interno, ve lo dico in poche parole perché qui ci vorrebbero delle ore, supponiamo di essere dentro a un ascensore. Io dentro lascio cadere lungo un filo un oggetto, vedo che l'oggetto va contro giù. Sono abituato a dire, se c'è qualcosa che attira qualcosa verso giù, vuol dire che c'è qualcosa che attira verso giù, quindi la forza peso, che agisce su questo oggetto. Però dice, io potrei imputare anche il fatto che l'oggetto va verso giù perché c'è questo ascensore che viene spinto contro su. Siamo... Oppure un ascensore in caduta libera
c'è una persona dentro che si dibatte, nuota nello spazio, all'interno dell'ascensore, e allora lei dice, quella persona che sta lì dentro, io sto cadendo, sto nuotando, sto librandomi nello spazio, perché si è staccata la corda dell'ascensore. In realtà potrebbe anche essere che c'è un ascensore che va dove vuole, di moto qualsiasi, io mi trovo dentro e non riesco in nessun modo ad avvicinarmi alle pareti, perché vado con la stessa accelerazione dell'oggetto, del sistema di riferimento dell'ascensore che sta portandomi contro giù. Dove vuole approdare con questi due esperimenti? Che se riesce a dimostrare che un campo gravitazionale equivale a un moto accelerato, equivale vuol dire che è la stessa identica cosa, ha spalancato la sua strada verso una generalizzazione della teoria della relatività. Cioè la gravitazione, cioè l'attrazione gravitazionale, è un qualche cosa che è dovuta ai sistemi di riferimento in moto qualsiasi l'uno rispetto all'altro. Cioè la gravitazione è un fatto che non dipende dal fatto che ci sia un'altra massa fuori, ma è dovuta semplicemente al fatto che un oggetto si muove di moto accelerato. Un'altra cosa, in quel tempo Einstein lascia Zurigo e va a Praga. A Praga conosce un certo Georg Alexander Pick, un fisico ebreo che morirà in un campo di concentramento a Theresienstadt. E parla a lui di queste cose, parla di questa generalizzazione, parla delle sue difficoltà matematiche, e Pick gli dice che questa matematica l'aveva studiata anche lui, si chiamava teoria tensoriale, matematica tensoriale, analisi tensoriale, cosa che Einstein non aveva studiato bene a suo tempo. Allora, e comincia a studiare questo tipo di matematica. Contemporaneamente va avanti con le sue ricerche in fisica. Riesce a dimostrare due cose. Prima di tutto che un raggio di luce, quando passa vicino a un oggetto massiccio, viene deviato dalla sua traiettoria rettilinea. Eccolo qua. Dunque, immaginate che non ci sia questo, il sole di mezzo. Io sto guardando una stella e la vedo bella fissa. Prendo nota di dove si trova in questo momento. Dopo ritorno a vederla quando c'è il sole in mezzo. Ovviamente il sole deve essere oscurato, no? Sotto forma di eclisse. Vedo che la stella mi risulta non nella sua posizione dove l'avevo registrata prima, ma si trova in un'altra posizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la luce mi sembra che venga da un'altra parte. Quindi la luce è stata deviata. Un'altra cosa che riesce a dimostrare è il cosiddetto redshift, cioè se una luce si allontana da una persona che sta osservandola, vede tutte le radiazioni emesse girate verso il rosso. Ci vogliono delle velocità abbastanza elevate. Se invece un oggetto si avvicina, vede la luce che viene emessa girata, virata verso il blu. Tutte cose di cui è effettivamente convinto, ma non l'ha solo dimostrato con il calcolo, ma non riesce a dimostrarlo sperimentalmente. Si ricorda però che quando era in Svizzera aveva conosciuto un matematico, Marcel Grossmann, il quale l'analisi tensoriale l'aveva studiata bene. E allora in una lettera gli scrive proprio in modo, vorrei dire, proprio accorato: Grossmann, devi aiutarmi, altrimenti divento matto, devi aiutarmi a studiare questa matematica che io non avevo studiato. Marcel Grossmann, per chi non lo sa, è un fisico, un matematico svizzero di origine ungherese. Troveremo diverse volte persone che sono nate in una nazione e dopo si sono naturalizzate in un'altra. Ecco, questa matematica era stata inventata da Bernard Riemann e si chiamava analisi tensoriale. Un grande matematico morto a Selaska in Italia a 40 anni, purtroppo, un grandissimo matematico. Mentre la matematica di cui aveva bisogno Einstein e quella di cui poi effettivamente si è servito era una matematica che veniva elaborata qui a Padova. Chi va a Padova trova due busti,
non mi ricordo in che aula siano, ma al Bo centrale, in cui c'è il busto di Gregorio Ricci Curbastro, un fisico, un matematico di origine romagnola, e Tullio Levi Civita, un matematico ebreo di origine padovana, i quali hanno creato quell'algebra tensoriale che poi è servita ad Albert Einstein per la teoria della relatività, per la formulazione definitiva della teoria della relatività. Quindi c'è del padovano, c'è del veneto anche nella teoria della relatività. Dalla collaborazione con Grossman viene fuori un primo articolo sulla teoria della relatività generale. Siamo nel 1913 e quindi, come vedete dal frontespizio, c'è scritto che Albert Einstein ha curato la parte fisica, mentre Marcel Grossman ha curato la parte matematica, Mathematischer Teil. Questo qua. Non è ancora la teoria definitiva, però vedete che parte dalle formule di Riemann che vi ho accennato prima, che avevate visto nel francobollo. Vediamo se ci siamo qua. Eccolo qua, la vedete qua, questa formula qua. È proprio tale e quale che è quella che vedete. Eccolo, è quella che vedete qua dentro. Proprio è partito dall'alfa. Poi tenta ancora l'anno successivo, nel 1914, e collabora questa volta con un fisico ungherese, un grande anche musicista, come si vede dall'organo che sta suonando. Si chiama Fokker di cognome, e qui fanno un passo in avanti, non ancora quello definitivo, perché Einstein cercava proprietà di invarianza, anzi di covarianza, che la matematica, quella matematica, non riusciva ancora a dargli. Poi si ricorda di aver conosciuto un astronomo quando era a Praga, assieme a Pick, il quale astronomo era convinto, come Albert Einstein, che la luce, quando passava vicino a un oggetto massiccio, venisse deviata dalla traiettoria rettilinea. Siccome in quegli anni lì, siamo nel 1913-14, si prevedeva un'eclisse totale di Sole in Crimea, allora Einstein, che si era trasferito già a Berlino, era riuscito ad avere dei finanziamenti, è riuscito a coinvolgere ancora questo vecchio amico Freundlich e gli ha detto: vai per me in Crimea ad osservare durante l'eclisse totale di Sole se le stelle occupano sempre la stessa posizione o se occupano un'altra posizione, perché quella sarebbe una delle prime, anzi dopo è stata la prima, prova della teoria della relatività generale. Questo Freundlich parte con armi e bagagli, gli armi sarebbero stati dei telescopi di grandi dimensioni, va in Crimea, proprio sul più bello che sta puntando i telescopi per osservare l'eclisse totale, siamo nel 1914, in giugno scoppia la prima guerra mondiale. Cosa ci fa un tedesco in Crimea? È venuto qui a spiare, no? E allora lo mettono in prigione, lo tengono per parecchio tempo e viene liberato dopo parecchi mesi di detenzione, quando a un certo punto la Russia si ritira dalla prima guerra mondiale. Quindi ha potuto osservare solo la relatività generale. Teoria della relatività che vede la luce proprio nel 1916, 20 marzo 1916. Oggi, se guardiamo nei nostri orologi, io vedo 22 marzo. Quindi 2 giorni fa, 100 anni prima, era stata presentata la teoria della relatività. E questo è il suo titolo preciso, I fondamenti della teoria della relatività generale, 20 marzo 1916. La teoria della relatività però generale era stata già discussa da parecchie persone, in Germania soprattutto, per esempio questo Karl Schwarzschild, un militare, è stato colui che, prendendo le equazioni di Einstein, è riuscito ad applicarle per la prima volta e ha scoperto quelli che dopo saranno chiamati buchi neri. Abbiamo detto in marzo, 20 marzo 1916, l'11 maggio 1916, Karl Schwarzschild morirà
a causa della guerra. Quindi nel giro di 3 mesi era già riuscito a fare qualcosa di molto importante. Per attendere la prima cosa, la prima prova della teoria della relatività generale, quella dell'osservazione di un'eclisse, bisogna aspettare la fine della guerra, nel 1919. Allora, era previsto che il Sole si oscurava lungo questa fascia. Vedete, passa per il Brasile e passa per questa zona dell'Africa. Allora, in Brasile, qui sono altre